Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News Edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La Guardia di Finanza di Padova ha individuato un automobilista in città trovato in possesso di una fiala ad azione dopante e successivamente il fornitore della stessa, un ragazzo italiano di professione personal trainer, residente in provincia di Venezia, che avrebbe fornito il medicinale in argomento e nei riguardi del quale, dopo una perquisizione personale in locale, sono state sequestrate altre 11 confezioni delle predette sostanze ritenute dopanti, siringhe e materiale utilizzato per la somministrazione, oltre a più di 3.000 euro in contanti. Il preparatore atletico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e di Venezia per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. La politica. Chi continua a parlare di secessione dei ricchi non ha letto bene le carte. L'autonomia rappresenta, invece, la grande occasione per questo paese. Il Veneto sente come obbligo confermare l'impegno che sta portando avanti dal 2014 e continuare a essere con forza parte attiva, protagonista di questo processo. Il disegno di legge ora è all'esame dell'Aula della Camera. Noi siamo pronti per la scrittura dell'intesa in cui potremo dare una veste alla nostra idea di autonomia. All'indomani dell'auspicata approvazione scriverò alla Presidente Meloni chiedendo formalmente l'istituzione del tavolo. Sono parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi a Roma durante l'audizione in Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. I particolari nel nostro portale notizieplus.it. Cambiamo argomento. Con l'arrivo della bella stagione, il settore verde pubblico, boschi, grandi parchi del Comune di Venezia, con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Tre Serenissima, avvia tramite la società Veritas la campagna contro la proliferazione delle zanzare. A partire da domani saranno infatti distribuite gratuitamente ai cittadini 9.000 pastiglie antilarvali e dal 15 aprile prenderanno il via gli interventi nelle aree pubbliche, che riguarderanno oltre 70.000 caditoie e 2 km di fossati dove l'acqua ristagna, per un totale di 8 cicli. La comunicazione è stata data questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al municipio di Mestre. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Sonia Dallanora di San Donà di Piave è nuovo direttore dell'unità di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 4. La dottoressa Dallanora si è laureata e specializzata all'Università degli Studi di Padova. In ambito professionale, nel 2006 è stata assunta all'ULSS 4, dove ha acquisito ampie conoscenze sia in ambito territoriale che ospedaliero. Infatti, ha lavorato inizialmente sul territorio come fisiatra e poi nei tre ospedali di Porto Gruaro, Jesolo e San Donà di Piave. All'ospedale di Porto Gruaro nel 2021 è stata nominata direttore di unità operativa semplice, incarico che ha mantenuto sino alla nuova nomina. È inoltre referente aziendale per la sclerosi multipla e la SLA e ha ricevuto l'incarico di alta specializzazione in riabilitazione ortopedica. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.